Siamo col sindaco di Quarnier, Giovanna Cresto, per un'iniziativa molto particolare che si inserisce all'interno di una giornata che è chiamata 8 marzo e dintorni. Ci vuole raccontare di questa giornata che stiamo vedendo sta richiamando tantissimi cittadini. Sì, allora oggi sabato 5 marzo festeggiamo con un po' di anticipo la figura della donna. La nostra è un'amministrazione formata in gran parte da donne e quindi ci sembrava giusto proprio nel primo anno di amministrazione dare particolare risalto a questo evento. Oggi faremo questa camminata che è una camminata virtuale in quanto ci sarà appunto un percorso che gli iscritti potranno seguire o meno con due punti, uno all'arcipelago dello sport e poi un punto di arrivo invece alla Chiesa della Trinità. È una camminata che l'amministrazione comunale organizza in collaborazione con la Proloco, con l'Associazione dei Commercianti e con l'ASL. In particolar modo nella seconda parte appunto dell'evento saranno rappresentati tutti i servizi che l'ASL offre proprio in favore delle donne. Abbiamo chiesto agli iscritti di versare una piccola quota appunto di iscrizione di 5 euro, il ricavato sarà devoluto interamente al CAV e all'associazione Casa per le Donne. Grazia Gazzera, consigliera comunale e operatore del consultorio dell'Asto 4. Con lei anche facciamo due chiacchiere per questa giornata molto particolare dedicata alla donna, ma non solo. Certo, noi abbiamo come amministrazione comunale pensato di organizzare questa edizione, che speriamo sia la prima di una lunga serie, dedicata alla donna. Fra qualche giorno ricorrerà la giornata internazionale della festa della donna e abbiamo pensato di unire un momento di ritrovo, insomma, di questa camminata dove le persone possono finalmente uscire da casa e ritrovarsi con altre persone e seguire un percorso individualmente o in gruppo che permetterà di osservare quanto c'è di bello intorno a noi e osservare anche quanto Quarnier può offrire. Come ha già anticipato il nostro sindaco, nella seconda parte di questo pomeriggio incontreremo il personale del consultorio familiare. Consultorio familiare che è una struttura nata a seguito di una legge, la 405 del 75, che si è presa in carico la salute della donna, ma non solo della donna, della coppia e anche dell'uomo. Allora questo momento di presentazione per noi serve per fare in modo che tutti possano avere la possibilità di essere supportati da una struttura composta da professionisti sanitari di diverse discipline, non soltanto le donne ma anche gli uomini. Forse questo è il pezzo che manca, che in consultorio familiare possono recarsi anche gli uomini e anche gli uomini possono ricevere un supporto o essere comunque indirizzati ad un supporto specialistico che possa loro servire. Siamo con il dottor Fabrizio Bogliatto, responsabile del Dipartimento Materno-Infantile dell'Asto 4, che interviene in questa giornata molto particolare, molto speciale, organizzata dal Comune dell'Asto 4, dedicata alle donne, ma non solo. Appunto, con lei volevamo fare due chiacchiere per, prima di tutto, capire di questo intervento, ma soprattutto anche di quelli che saranno i nuovi servizi che riguarderanno il territorio quarniatese. Il Dipartimento Materno-Infantile dell'Asto 4, essendo un dipartimento territoriale, oltre a gestire ovviamente gli ospedali, ha un occhio di riguardo per il territorio. In una medicina moderna l'integrazione stretta tra ospedale e territorio diventa imprescindibile, diventa un passo fondamentale. Ovviamente la nostra intenzione è quella di rilanciare il territorio quarniatese dal punto di vista materno-infantile. In che modo? Abbiamo avuto un ospedale che è rimasto chiuso per l'emergenza Covid, è stato trasformato in un ospedale Covid e adesso ovviamente emergenza finita, dovrà ricominciare ad essere un punto di riferimento per i quarniatesi. Nella nostra idea è quella di avviare nuovi servizi, di cercare di spostare nuovamente sull'ospedale il discorso percorso nascita in modo da poter garantire alle donne una presa in carico effettiva ed efficace, aprire nuovi servizi anche in termini di infertilità, quindi cercare di arrivare ad avere un ambulatorio di procreazione medicalmente assistita di primo livello, cercare di spostare anche la ginecologia territoriale in modo che le donne possano essere prese in carico in maniera fattiva e soprattutto cercare di puntualizzare la figura dell'ostetrica di continuità. Questa è una nuova figura che abbiamo cercato di sviluppare e di rendere sempre più presente in modo che ci possa essere un'integrazione stretta tra ospedale e territorio.
modo che l'ostetrica diventi il punto di riferimento proprio per una continuità assistenziale, trovandosi essa stessa sia nella parte ospedaliera che nella parte consultoriale. In quello che ci sta raccontando in questo momento significa che c'è una grossa intenzione da parte dell'ASL di puntare sul territorio quarnatese. Sul territorio quarnatese e su tutti i territori dell'Asto 4. L'idea è proprio quella di cercare di creare una visione a rete integrata tra tutti i servizi in modo da garantire effettivamente la presa in carico e la cura di tutte le nostre donne.